Bonjour ragazze, bonjour ragazzi, bonjour mia famiglia e benvenuti ad un nuovo vlog giornaliero qui ad Amsterdam. Come potete vedere, sono ancora a letto. Mi sveglio ogni mattina prestissimo, ragazzi. Sto sveglia fino a tardi a lavorare al computer e poi la mattina non riesco a dormire. Mi sveglio prima, molto prima della sveglia, cosa che a me non succede mai. Se mi conoscete sapete che io sono una dormigliona, cioè posso dormire proprio veramente 12-13 ore quando ne ho bisogno senza nessun tipo di problema. Se c'è silenzio riesco a dormire tranquillamente come i bambini, però adesso con il fuso orario mi ha scombinato completamente e mi sveglio prestissimo perché alle Maldive, cioè Dubai erano 2 ore in più, alle Maldive ero 3 ore in più, quindi io mi sveglio tipo alle 8, convinto che sia già tipo tardissimo, che siano le 11. Invece ragazzi, ok, poi torno a dormire, però alla fine non dormi mai bene, se ti svegli 100.000 volte prima comunque. Infatti mi sveglio che ho già un po' di mal di testa, mio Dio, veramente, cioè, tornata a casa qui ragazzi, cioè, è autunno, io sono passata dai 40 gradi di Dubai ai 30 delle Maldive, ai 15 percepiti qua in Olanda, se non di meno, sono 2 giorni o tre. 2 o 3 giorni che io la sera accendo il riscaldamento perché fa troppo, troppo freddo, non ce la faccio. Forse sempre per il fatto che ero abituata ormai da 10 giorni a temperature tropicali, però qui è stato difficile, diciamo, adattarsi. Ecco, in questi giorni mi sto riadattando al clima olandese, che poi mi hanno detto che anche nel nord Italia, in realtà anche a Trieste fa freddissimo. Quindi non è che sia tanto meglio. Quest'anno l'estate ci ha lasciato molto presto, cioè agosto già se n'è andata praticamente. Comunque, in realtà oggi il tempo non è male, non è male, non è male, c'è un po' di vento, ma almeno non piove, che sta piovendo ogni giorno. Programmi di oggi, allora vabbè, devo lavorare al computer come al solito, questo si sa, devo stare sempre un sacco al computer, ma poi devo andare da Zara, che ho scoperto qui ad Amsterdam ce ne sono due in centro, cioè ce ne sono anche altri, ma ce ne sono due in centro. Io ero convinta ce ne fosse solo uno, e tra l'altro ho scoperto che uno di questi è anche abbastanza vicino a casa mia, quindi andremo lì a fare reso, che spero vivamente di essere ancora nell'arco di tempo, che mi sa che erano 30 giorni, per poter restituire questo paio di jeans, perché l'ho preso, cioè l'ho ordinato da prima di partire per le vacanze. Quindi può darsi siano passate tipo 3 settimane, una cosa del genere. Quindi spero vivamente di essere ancora in tempo. E poi questa sera ho un aperitivo con un'amica. Oggi vorrei indossare la nuova Chanellina rosa che ho preso a Dubai, che avete visto nel video di ieri. Anche se io ancora non so se vi è piaciuta, che cosa ne pensate del mio nuovo acquisto, perché il video in cui vi faccio l'unboxing andrà online solo oggi pomeriggio alle 17:30, però secondo me vi piacerà e appunto oggi voglio indossare quella per la prima volta, non vedevo l'ora di spacchettarla, ma adesso ragazzi è ora di alzarsi e di dare la pappa ai gattoni, che già è strano che non stiano urlando come dei pazzi. C'è il nostro gattino chiacchierone? Sei chiacchierone? La pappa l'hai fatta adesso, quindi ti puoi anche dare una calmata, gatto Denver. Gatto Denver. Sì, amore mio, sei tu il protagonista di questo canale, lo sanno tutti ormai. Diglielo! Buongiorno, patatone! Amore mio. E qui c'è la nostra stellina. Buongiorno, signora Stellina, lei è troppo elegante per miagolare in questo modo, io sono troppo elegante e aristocratica per voi tutti. Dovrei andarmene. Questi sono i pensieri di gatta Stellina. Uffa, questa umana che mi accarezza di nuovo, non lo vede che mi scompiglia tutto il pelo? Ah, e poi c'è lui. E poi c'è lui che si mette sempre in mezzo. Tu gelosone, gelosone, non posso accarezzare la gatta Stellina che arrivi subito tu. Sapete, gatta Stellina, che cosa piace fare? Ogni mattina trovo un sacco di peli marroni qua sul libro di Louis Vuitton e chissà se si riesce a vedere, è come se si riescono a vedere tutti i segni delle sue unghie, perché
non solo le piace strofinarsi e dormire su questo libro solo di notte quando io non la vedo, peraltro, ma le piace anche usarlo come tiragraffi. E quindi ci sono tutti i bellissimi segni delle unghie di gatta Stellina. Ma smettila tu, ne sai qualcosa tu? Che vuoi? Sparati. Ecco, va bene, gatta Stellina, anch'io ti amo tanto, anch'io ti amo tanto, gatta Stellina, tu mi tolleri a malapena. Ho appena finito di truccarmi, non vi ho fatto vedere la colazione perché oggi è stata una mela sfigatissima, ragazzi, perché è rientrata dalle vacanze, ovviamente ho il frigo vuoto, devo andare a fare la spesa, anzi, sto aspettando che mi arrivi la spesa, quindi poi mi sono truccata, ragazzi, questo è il risultato. Anche oggi ho avuto voglia di fare un trucco un pochino più autunnale, quindi sto tornando un po' sui miei soliti smoky, un pochino più scuri, ho usato anche la matita nera che non uso praticamente mai, cioè da quando è scoppiato il Covid. Mi sono impigrita tantissimo, gli occhi li truccavo soltanto con il mascara praticamente. E adesso non lo so, qui ci sono queste temperature molto autunnali. Io non so perché, ma siamo, cioè, tecnicamente ancora ad agosto, anche se ormai appunto è il penultimo giorno, però tecnicamente siamo ancora ad agosto. Io già sto aspettando con ansia Halloween. Di solito non mi capita mai così presto, però appunto qui c'è questo tempo che proprio veramente mi ispira Halloween, copertina, cioccolata calda, film horror. Che tra l'altro sono andata al cinema a vedere The Conjuring 2, se non sbaglio, quello che sta adesso nei cinema. Ragazzi, mi sono addormentata ed ho dormito per quasi tutto il film. Cioè, io con il jet lag veramente mi sono, perché era tardi la sera, quindi vabbè, durante un horror terribile, poi io dormo, beata e tranquilla. Comunque sì, ho finito di truccarmi, devo ancora sistemare i capelli, li ho legati solo in una coda così, ma devo ancora un pochino sistemarli. Per il trucco ho utilizzato la mia Naked Wild West di Urban Decay, che secondo me ha dei trucchi, ha degli ombretti molto carini per fare dei trucchi autunnali più intensi. Per il trucco di oggi ho utilizzato come illuminante all'interno dell'occhio un mix tra questi due glitterati, e poi invece per gli occhi ho utilizzato questi due marroncini. Come rossetto invece sto utilizzando tantissimo questo di Dior, questo opaco di Dior che ho preso a Milano, ed è il Rouge Dior Forever Liquid in numero 100, il colore è il numero 100, ed è secondo me un nude perfetto, anche se avrei potuto applicare anche un colorino un po' più speziato, un rossetto di Too Faced che è molto autunnale, che magari proverò domani. E comunque sì, ragazzi, questo è il look di oggi. Sto notando che le mie ciglia sono leggermente più corte, quindi sto applicando 2 volte a settimana il Revitalash, ma mi sa che passerò di nuovo ad applicarlo 3-4 volte a settimana perché così rimangono molto molto più lunghe. Comunque, adesso sistemo anche i capelli e usciamo. Ok, ho sistemato i capelli anche se hanno ancora la piega della parrucchiera. Quando me li fa lei sono sempre meravigliosi. Peccato che abbiano già perso un po' del volume. Le onde si sono un po' appiattite, specialmente sui miei capelli naturali, perché purtroppo non tengono la piega, nonostante io ci applichi chili e chili di lacca, cioè di tutto e di più, ragazzi, i miei capelli non tengono la piega, quindi praticamente sull'extension ancora c'è, però sui miei capelli praticamente no, e sono anche molto molto felice di aver risolto il problema dell'extension, che erano diventate arancio, e mi ha detto che è dovuto, non succede su tutte le extension, ma su alcune sì, ed è dovuto alla lozione solare praticamente. Quella che io spalmando sulla schiena i capelli raccoglievano, e quindi appunto ho dovuto fare il trattamento per togliere quel colore arancio, che per fortuna non eravamo neanche sicuri perché a volte non si toglie, mi hanno detto, ma per fortuna dai miei capelli si è tolta. Mi hanno appena chiamato per dire che ho un pacchetto nella posta praticamente da andare a ritirare dagli Stati Uniti, che io non sapevo nemmeno, e oggi ritorna indietro se non vado a ritirarlo. Non mi hanno mandato un biglietto, non mi hanno mandato una mail, non ne sapevo nulla, quindi però meno male che mi hanno chiamato così vado a ritirarlo. E nel frattempo mi è arrivato il corriere, mi è arrivato un pacchettino che spacchetteremo adesso assieme, ed è un brand di cui non vi ho mai parlato, che voglio farvi conoscere. Si chiama Ava & May ed hanno delle fragranze per la casa pazzesche. Hanno delle profumazioni, ragazzi, super, super
particolari. In particolare so che alcune fragranze rimandano ad alcune parti del mondo e questa secondo me è una cosa bellissima. Questo è il pacchettino spacchettato e questo è il brand che si chiama appunto Ava & May. Ha un profumo buonissimo questo pacchetto, ragazzi. Sono rimasta senza parole. Ho annusato questa La Candela Bahamas Caribbean, ragazzi. Non sa solo di Bahamas e Caraibi, sa anche di Maldive, ve lo posso assicurare. Non so se è l'ibisco, non lo so, il cocco, non lo so, cioè un odore che mi ricorda tantissimo le Maldive. E sto annusando questa candela perché mi ricorda proprio fino a 3 giorni fa dove stavo. Non so descrivere, ma mi ha riportato in un nanosecondo all'interno della mia stanza davanti alla vetrata del mare, cioè non ci posso credere. È sfigata perché mi hanno mandato anche la profumazione, quella liquida con i bastoncini. Oh mio Dio, sono innamorata di questa fragranza, cioè è pazzesca. Poi ci sono altre parti del mondo, appunto, mi hanno spedito questa che è la Cambogia. Questo è uno spray, è in vetro il contenitore, molto carino. È uno spray per ambienti. Ho appena annusato questa che è Persia ed è in edizione limitata. Ragazzi, io non so descrivervi quanto è buono questo profumo. Si sente molto, ma non è troppo forte, non dà fastidio. È pazzesco. Bellissima anche questa con un profumo molto più fresco. È la Tulum Mexico, molto carino anche il pack con i teschietti. E qui questa ha 3 stoppini. Queste sono quelle che io consiglio per ambienti molto molto grandi, perché hanno veramente, con 3 stoppini hanno tantissima cera profumata, fanno veramente un buonissimo profumo e riescono a profumare anche gli ambienti più grandi. La prima che accenderò sarà assolutamente questa, la Caraibi Bahamas, perché appunto chiudo gli occhi e sono istantaneamente catapultata alle Maldive. Di profumatori per ambienti, di candele profumate ce ne sono tante, ma io credo particolarmente in questo brand perché è un brand che fa prodotti di alta qualità e si impegna molto anche nella scelta degli ingredienti. Infatti, tutti i prodotti Ave & May sono al 100% naturali e vegani. Non contengono quindi sostanze nocive o tossiche per la nostra salute, perché quando compriamo candele profumate e profumatori non sappiamo mai in realtà se ci pensate che cosa c'è dentro. Se volete provare questi prodotti, utilizzate il mio codice sconto, ragazzi, perché il brand mi ha dato il 50% di sconto senza nessuna spesa minima. Ve lo scriverò qua in sovraimpressione. E se aggiungete al carrello una spesa di almeno 39 euro, c'è in regalo un prodotto gratis, ma appunto lo sconto è valido anche senza spesa minima. Nel box informazioni qua sotto al video comunque trovate il link diretto allo shop se volete dare un'occhiata. Posticino trovato subito per il profumatore, appunto ho messo subito Bahamas e Caraibi, adoro troppo, vicino al mini Burj Khalifa che ho preso a Dubai. Adoro. Questo comunque è il nuovo posticino della nuova Chanellina, sotto la borsa, sotto quella Prada che è anche rosa, troppo carina. E oggi finalmente la indossiamo. Ah, piccola parentesi, quando mi sentite parlare al plurale, che poi mi dite: ma c'è qualcuno lì con te, ragazzi, anche alle Maldive? Avete pensato? No, ragazzi, io parlo al plurale perché intendo me e voi. Quando dico adesso usciamo, dico perché noi, cioè io più voi con me con la videocamera usciamo, capito? Cioè vi includo proprio nella giornata, così per me oggi siamo noi, perché qualsiasi cosa vi succede, voi ci siete, ve la racconto, eccetera. Questo è ok? Non è che quando parlo al plurale mi do del voi, tipo, oppure c'è qualcun altro qui, ecco, ok, no, questa cosa già l'avevo detta, però specifico di nuovo. Messe tutte le mie cosine all'interno, portafogli, occhiali da sole, mascherina, anche questa rigorosamente rosa, fondotinta in polvere, questo è l'igienizzante per le mani che mi hanno dato sul volo Emirates, balsamo per le labbra e poi, vabbè, le chiavi di casa. Non dimentichiamo il rossetto che sto indossando oggi, che devo avere con me per i vari ritocchini, che è quello di Dior, appunto. E questo è il look di oggi: sono in total black, giubbino, jeans nero, la borsetta.
che mi piace tantissimo, ragazzi. Sotto ho questa maglia di ASOS nera, molto semplice, che in realtà lascia una spalla scoperta. E poi ho questi leggings neri, anche questi penso di averli presi su ASOS. E poi le scarpe da ginnastica, le scarpe da tennis di Valentino con questo inserto rosa. Se vi chiedete come traslocano dalle case di Amsterdam, praticamente alcuni portano fuori le cose dalle finestre. Sto andando a ritirare il mio pacchetto. Nel frattempo mi godo la passeggiata sul canale. Sempre bellissima Amsterdam ed è bello essere tornata. Meraviglia. La fila per ritirare il pacchetto è praticamente infinita. No, vabbè, ma queste vetrine con tutti questi topini non sono bellissime. C'è tutta la montagna rossa per i topolini. Cioè, troppo carino. La giostra, no, vabbè, il carrello dei gelati, io le adoro queste cosine in miniatura, sono troppo belle. Pacchetto ritirato nel frattempo, sono delle cosine che ho ordinato io e dei prodottini di make up per le labbra, molto interessanti, voglio farvi un video magari su TikTok, tipo un reel. E adesso sto andando da Zara a fare questo reso. Eccomi da Zara, sto aspettando il mio turno per tornare il pacchettino. Già che ci sono, stavo guardando le cosine da Zara. Questa camicia ha un blu elettrico bellissimo, molto carine anche quelle décolleté. Questo colore particolare mi piace. Molto bello anche quest'abito lungo, peccato che un po' la stagione sia finita, ma molto bello. No, vabbè, ma quanto è bello questo blazer. Rosa chiaro con tutti i dettagli neri, cioè bellissimo. E questa invece è la nuova collezione, tantissimo verde militare, che mi piace un sacco. Anche questa giacca è molto carina. Carino questo maglione. No, vabbè, devo fare shopping da Zara adesso, ho visto troppe cose che mi piacciono. 100% lana, molto carino. Ok, adesso sto andando nella mia rosticceria di fiducia, diciamo, ne ho due dove vado spesso, entrambe italiane ovviamente, e vado a prendere qualcosina per stasera per la cena. I nostri gattoni fanno la pappa e sono contenti. Come sempre c'è il silenzio quando finalmente fanno la pappa, perché prima Denver grida come una sirena. E qui ci sono le cosine che ho preso in rosticceria, una porzione di gnocchi al pomodoro e mozzarella che è enorme, sarà per due porzioni in realtà. E poi volevo prendere un cannolo di quelli piccolini, erano finiti e quindi ahimè mi dovrò sacrificare e mangiare quello grande. E ho preso quello al cioccolato. Sto per uscire di nuovo, vado a fare aperitivo e ho cambiato dell'outfit, soltanto ho messo questo cappotto, volevo mettere l'altro cappotto simile a questo che ho un pochino più sottile, un po' meno oversize, ma non riesco più a trovarlo, non so dove sia finito, quindi ho messo questo perché la sera tende a fare un po' freschino. Se di giorno fa caldo, la sera fa fresco e per il resto sempre stesso outfit. Siamo in questo locale molto carino e c'è la vista su Piazza Dam, ragazzi, che è spettacolare. Stavamo guardando i cocktail che sono veramente, cioè, tantissimi, ragazzi, c'è una veramente difficilissimo scegliere, ma dovevo troppo farvi vedere che sono arrivata a questa pagina. Ragazzi, questi sono i prezzi: 260 euro, 650 euro questo cocktail, 850 euro, e poi c'è lui.
il cocktail da 950 euro. Lo so, non l'avevo mai visto nella mia vita, ma esiste. Il locale è questo, comunque ragazzi, se ve lo state chiedendo, si chiama 27 e io pensavo di prendere questo cocktail, si chiama Four Star, però liquore al cioccolato bianco con passion fruit, strawberry, fragole e limone mi ispira particolarmente. E il posto è anche molto carino. Eccomi tornata a casa, ragazzi, pensavo che sarebbe stato solo un tardo aperitivo, invece siamo uscite fino a mezzanotte, quindi in realtà devo ancora cenare io, rendiamoci conto, ragazzi, quindi mi sa che, allora, a parte che il gatto Denver penso abbia fame, così, è un sentore mio, è un sentore mio, hai fame? Adesso ti do la pappa. Ho sfamato i gatti, così mi fanno parlare, perché altrimenti con gatto Denver che urla non riesco neanche a parlarvi, ragazzi, in santa pace. Comunque io adesso vi saluterò, mi metterò subito al montaggio di questo video, così lo programmo e va online domani alle 17:30 e domani penso che vi monterò il video del ritorno, perché avete scritto in tanti: Nicole, metti comunque il video del ritorno, che avevo fatto tutto il review sia su Fly Dubai che su Emirates, cioè lunghissimo, veramente ho filmato per 24 ore praticamente, e quindi vedrò di recuperare. Mi avete detto che anche se alcune scene non si vedono bene, vedrò in qualche modo magari di tagliuzzare in modo che non dia troppo fastidio, ci provo, quindi penso comunque, allora, visto che me l'avete chiesto in tanti, di caricarvelo comunque quel video, sperando che la qualità non sia poi così male. Quindi mia family, adesso vi saluto, vi mando un bacio gigantesco, siete pronti per il nostro abbraccio finale che non può mai mancare? Venite qua che vi abbraccio forte 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 e vi aspetto domani sempre puntuali alle 17:30. Ciao!